museo di Mercatello di arte contemporanea nasce nella seconda decade del 2000 grazie all'apporto di Pasquale Martini, uno scultore abitante in loco, che ha raccolto opere presso i suoi amici e che ora realizzano la mostra che noi vediamo qua a Mercatello. Questa mostra è stata organizzata in modo da accedervi anche con carrozzelle, quindi è la norma per i portatori, per i diversamente abili, grazie all'ascensore che permette la discesa a questo piano e quindi l'accesso semplificato. La pavimentazione di questa struttura è stata realizzata in modo che non vi siano ostacoli di alcun tipo e l'accesso quindi è molto facilitato per tutti. Siamo nel Museo di San Francesco, inaugurato a metà degli anni 90. Questo museo è il nostro vanto perché è completamente agibile. Abbiamo delle passerelle per i disabili, ma abbiamo anche dei percorsi per i non vedenti, grazie al Museo Orfeo. Possono in maniera tattile guardare le opere e grazie a dei QR code che sono posizionati vicino alle opere e un'applicazione da smartphone possiamo avere anche dei supporti per le persone che non sentono, che hanno una spiegazione di tutti i quadri con il linguaggio dei segni. Ivan, com'è andata questa giornata a Mercatello? Guarda, non mi aspettavo che andava così bene. Comunque abbiamo girato in maniera perfetta, idonea, quindi io direi che Mercatello è una città accessibilissima a noi portatori di handicap. E poi guarda, ci ritroviamo nella cantina del personaggio storico di Mercatello, eppure qui abbiamo la rampa per entrarci dentro, quindi Mercatello ampiamente promossa. Allora Pinso, tutto a posto? Mercatello com'è? Sì, sta bene, vengono da agosto, vengono in ferie per Santa Veronica, guardi, ci si sta bene perché quando fa quei gran caldi, magari qua giù alla provincia, si respira bene a Mercatello. Le persone non sono tanto, il traffico è pochino, siamo in mezzo ai boschi. Quindi meglio di Mercatello, aria buona, tranquillità, grandissima accessibilità in qualsiasi spazio, quindi venite a Mercatello.